La giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, che si è celebrata ieri 17 marzo, è stata al centro dell'evento speciale organizzato all'Università di Teramo della Prefettura. L'anniversario dell'Unità d'Italia è stato l'occasione per rinnovare il legame con i valori fondamentali della Repubblica. Autorità locali, studenti e cittadini si sono riuniti per rendere omaggio ai simboli che rappresentano l'identità e la coesione nazionale. I quattro grandi pilastri dell'Italia. Una giornata secondo me molto importante, una delle più importanti dell'anno, però forse passata un po' nel dimenticatoio, un po' in sordina in Italia in generale. Per cui ci tenevamo oggi invece a ricordare la giornata di questi quattro grandi pilastri della nostra bellissima e meravigliosa Italia. Il fatto che l'Italia oggi sia un paese libero, democratico, con tanti diritti assolutamente acquisiti e garantiti, con qualche problema certamente, ma anche per questo che vogliamo parlare ai giovani. Oggi ci saranno molti studenti universitari e moltissimi studenti delle scuole per trasmettere questi valori, perché poi saranno loro ovviamente a doverli ulteriormente a loro volta trasmettere e applicarli quando saranno grandi. L'evento ha visto la partecipazione di illustri relatori che hanno sottolineato l'importanza della Costituzione come pilastro della democrazia italiana. Tra le file degli intervenuti, figure accademiche e rappresentanti istituzionali. Ma l'occasione è stata anche quella di chiedere al professor Romano Ru, docente ordinario di diritto costituzionale comparato dell'Università di Teramo, cosa pensa dell'autonomia differenziata. Il disegno di legge voluto dalla Lega e sostenuto dai partiti di governo. È uno dei temi in discussione in questo periodo. Se mi chiede un'opinione personale, è un tema complesso, articolato, che necessita di adeguato approfondimento, perché può essere un qualche cosa che rafforza l'unità nazionale, ma potrebbe anche funzionare in senso inverso. Quindi ci vuole molta cautela nell'affrontare questa problematica. Quanto è importante oggi parlare ai giovani, alle nuove generazioni? Ben vengano gli incontri con le nuove generazioni, assolutamente, per trasmettere loro quel senso di appartenenza, quello che Habermas chiama il patriottismo costituzionale. È un qualche cosa, è una pianta che va coltivata da giovani.